Signori, io sono un credente cristiano e dunque parto da un'ipotesi di lavoro che per me non è soltanto di fede religiosa, ma razionalmente scientifica. Credo nella salvezza che attrae a sé i secoli e le nazioni. Credo dunque nella forza storica della preghiera. Quindi, secondo questa logica, ho deciso di dare un contributo alla consistenza pacifica est-ovest, come dice il signor Khrushchev, facendo un ponte di preghiera fra Occidente e Oriente, per sostenere, come posso, la grande edificazione di pace nella quale tutti siamo impegnati. C'è chi ha le bombe atomiche, io ho soltanto le bombe della preghiera. E siccome ogni ponte ha due piloni, sono andato prima nel santuario occidentale di Fatima, dove la Madonna ha promesso la pace collegandola alla tradizione cristiana della Russia, e poi mi sono recato l'altro ieri, giorno dell'Assunta, nel vostro tradizionale santuario della Santissima Trinità a Zagorsk, a pregare sulla tomba di San Sergio e sotto le icone del vostro più grande agiografo Andrei Rubliov, parente spirituale del beato angelico della mia Firenze. Dunque, signori del Soviet Supremo, il nostro disegno architettonico deve essere questo: dare ai popoli la pace, costruire case, fecondare campi, aprire officine, scuole, ospedali, far fiorire le arti e i giardini, ricostruire ovunque le chiese e le cattedrali. Perché la pace deve essere costruita a tre piani, ad ogni livello della realtà umana: economico, sociale, politico, culturale, religioso. Soltanto così il nostro ponte di pace fra Oriente e Occidente diventerà incrollabile. E così lavoreremo per il più grande ideale storico della nostra epopea, un pacifico tempo di avvento umano e cristiano.